La generazione Z è particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità, non solo in generale nelle proprie scelte di consumo e di vita, ma anche nelle scelte lavorative. Al sesto posto tra le ragioni e anche i temi che vengono considerati dalla generazione Z quando si tratta di individuare il proprio luogo elettivo di lavoro c'è proprio la sostenibilità. Molti parlano di sostenibilità e questo rende il tema in qualche modo inflazionato e richiede delle competenze anche a carattere scientifico tali da renderlo appealing e anche pienamente credibile. Anche noi di Ilva Saron Holding vogliamo essere parte del cambiamento e attraverso il nostro percorso, l'Ilva Sustainability Path, ci impegniamo anche a coinvolgere gli studenti, i futuri professionisti in questo percorso appunto di miglioramento continuo per creare realmente valore condiviso. È particolarmente importante che in queste giornate si sottolinei la sostenibilità non soltanto attraverso delle aree teoriche, ma anche con un incontro che è sicuramente legato a ciò che apprendiamo tutti i giorni in università insieme agli studenti, ma anche a modalità pragmatiche di applicazione nella vita professionale e nel futuro individuale, in modo che usciti dall'università i ragazzi abbiano da un lato la consapevolezza che esiste un framework che supporta il loro futuro dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale e dall'altro le competenze sia soft che hard per poterlo affrontare in qualsiasi luogo di lavoro e in qualsiasi occasione di confronto, sia che si tratti di ruoli green o social, quindi coinvolti in tematiche di inclusività o di sostenibilità ambientale, sia che si tratti di ruoli più neutri ma che comunque devono dimostrare uno sforzo perché il futuro nostro e del pianeta possa essere sostenibile. Per L'Oreal oggi è un'occasione veramente importante essere qui a parlare con gli studenti di transizione sostenibile, perché è quello che rappresenta i nostri valori come azienda. Quindi è un qualcosa che L'Oreal ha dentro da tantissimi anni, è perfettamente integrato all'interno del business e quindi è importante comunicare questi valori e questa strategia agli studenti di oggi, che saranno chiaramente i decisori, i leader del futuro. Che cosa Henkel vuole fare in termini di sostenibilità? Raccontando i nostri progetti, il nostro punto di vista, le nostre iniziative che ci porteranno a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati da oggi fino al 2030. Un percorso lungo e importante che però fa parte del nostro DNA da oltre 150 anni. È un percorso su cui noi ci impegniamo non tanto per l'oggi quanto per le generazioni future. Parliamo di sostenibilità perché è un tema di grande interesse e perché pensiamo che davvero possa essere anche un'occasione professionale per i nostri studenti. Sono tanti i settori in cui questo tema può e sta già avendo delle ricadute, quindi crediamo che davvero un loro impegno e un convinto e consapevole in questo nuovo settore possa essere un contributo importante per migliorare il mondo e allo stesso tempo fornire loro appunto occasioni professionali nuove. Siamo qui oggi per discutere delle principali evoluzioni normative in ambito di sostenibilità, ESG, in particolar modo la Corporate Social Responsibility Directive, la nuova normativa anche sulla Corporate Sustainability Due Diligence, ed anche tutta l'evoluzione normativa per quanto riguarda il greenwashing e la direttiva Green Claim, l'evoluzione dei green job in Italia e in Europa e delle prospettive che questa evoluzione normativa porta anche nel mercato del lavoro e quindi anche le prospettive future per i giovani che si avvicinano a questi mercati.